Allora, ragazzi, eccoci qua, seconda parte del video. Me l'avete chiesto in tanti, vi ho detto quando arriveremo a un giusto numero di like e di visualizzazioni sul video parte 1, farò il video 2, ci siamo arrivati, quindi ecco la seconda parte. Vi faccio rivedere sempre lo schema, non guardate qua le scritte sopra che sono tutte minchiate. Poi piede perché non posso accelerare, adesso c'ho il piede rotto, quindi accelero con i pulsanti, però guardate. Questo è lo schema mio che vi ho proposto negli altri video in Formula 1 2019, 2020. Allora, io ho zerato tutto, c'è solo la linearità della sterzata a 70, per il resto poi è tutto azzerato. Mi piace avere un volante diretto, vi posso assicurare che secondo il mio punto di vista è la miglior scelta. Silverstone, dove si è corso ieri? Dove la Mercedes ha vinto l'ennesima gara? Ecco qua, ragazzi, 360 gradi, vedete? Tac, usciamo. Terzo direttissimo, ragazzi, molto diretto. Faccio vedere qua in questa serie di curve. Poi vi ripeto, ognuno ha la sua scelta da fare. C'è chi magari gli va bene invece di 3,60, gli va bene 3,70, 3,40. Dovete provare, ragazzi. Io mi trovo benissimo col 3,60. Basta che giro poco il volante e il volante è direttamente subito. Tac. Quindi molto bene Silverstone. Eccoci qua ragazzi, Ungheria. Qua cambia poco da Silverstone, nonostante il tracciato abbia una tipologia molto diversa. Ho messo 3,70, ma ripeto, varia di poco. Quindi se non vi va bene 3,70, provate un 3,60, un 3,80 per capirci. Quel poco di angolo di rotazione che abbiamo messo in più si fa sentire, guardiamo. Perché sono delle curve molto aspre qua. Aspettate che partiamo. Terzo in questo modo molto diretto, soprattutto in questa parte guidata qua dell'Ungaroring che è molto molto complicata. Infatti vediamo che riesco sempre ad avere un'ottima rotazione di sterzo, ragazzi. Quindi abbiamo fatto anche l'Ungheria, passiamo dopo. Eccoci qua ragazzi, Gran Premio del Belgio, Spa-Francorchamps, pista eccezionale, storica, pista dove ci sono stati incredibili duelli. Ecco qua il grado di rotazione, l'abbiamo messo a 3,40, un po' di meno perché ha una serie di curve molto particolari, di ampio raggio, anche se spesso sono strette, però con questa rotazione avrete il volante che gira un po' di meno rispetto a Silverstone, ma che vi permetterà di essere incisivi. A me piace molto questa regolazione, vi faccio vedere anche sul lato pratico un po' cosa intendo. Vedete qua, ho la massima, il massimo controllo della vettura. E riesco sempre a prevederne le reazioni in questo modo, senza girare troppo lo sterzo, col grado di rotazione preciso. Quindi ragazzi, fatto pure Spa 3,40. Eccoci qua ragazzi, Monza. A Monza regoliamo il volante a 3,60. Bello vedere come le piste storiche, quelle che hanno più storia e tradizione, hanno più o meno tutte le stesse regolazioni di volante, ragazzi. Vedete quanto varia di poco, perché più o meno la concezione di quando sono state fatte è simile. Invece sulle piste extra, come avete visto, le varie Vietnam, ci sono regolazioni diverse. Quindi con pochi gradi di miglioramento potete vedere che si passa da Silverstone a Monza Spa, ma la vettura va bene. Quindi 3,60 un po' più incisivi rispetto alla gara precedente, perché qua abbiamo bisogno, quando giriamo il volante, soprattutto nelle chicane, che la vettura giri parecchio. Andiamo a vedere. Pure qua il rettilineo zigzag un po'. Massima incisività, ragazzi, del volante. Per me va molto bene così. Si può regolare anche qualcosa in più, volendo, però già così va molto bene. Vi faccio vedere anche quest'altra chicane, per intenderci. Stabilissima la vettura e molto buona, passiamo oltre. Allora ragazzi, eccoci qua a Singapore, passiamo alle piste proprio che bannerei dal mondiale. Ho messo di giorno, mi sono dimenticato a impostare la notte, quindi forse alcuni lo riconosceranno. Si corre di notte a Singapore. Quindi regolazione del volante qua 3,50. Ho
Ho provato prima il 320, poi il 380 e ho capito che la via di mezzo era la cosa migliore. La vettura gira abbastanza in questo circuito cittadino con curve molto pronunciate, ma anche molto strette, quindi andiamo a vedere un po'. Vedete, la vettura è sempre in pieno controllo. Vedete qua, ragazzi, riesco a girare bene col volante. Poi magari, ripeto, se qualcuno non gli va bene questo tipo di regolazione, può scegliere qualche grado in più, qualche grado in meno. Ma la base sono i 350. Partiamo da qui. E dopo decidiamo il settaggio migliore da scegliere. Passiamo oltre, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, GP di Russia. Devo dire che la Russia è una di quelle poche gare veramente che sono entrate da poco nel mondiale e che mi piacciono come conformazione del tracciato. Bella gara, molti rettilinei, si può sorpassare anche in alcune curve, quindi è chiaro che è una pista molto più attraente rispetto alle varie Singapore, Vietnam. Qua abbiamo regolato il volante a 3,70, abbiamo bisogno un po' più di incidenza perché sono delle curve secche che arrivano all'improvviso e richiedono un grande raggio di sterzata, quindi vediamo il 370 come funziona. Vedete qua, ragazzi, arriviamo in questa lunga curva. Innanzitutto riusciamo a mantenere la traiettoria bene. Poi vedete qua, mi devo buttare subito all'interno. In piena velocità, frenata brusca. Guardate pure qua. Vedete quante curve impervie ci sono, arrivano all'improvviso, guardate questa. Quindi la regolazione è questa, ragazzi, qua del GP di Russia. Ripeto, ogni spezzone di video, ve lo dico, ogni pista, può darsi che voi avrete bisogno di qualche grado in più e di meno rispetto a me, eh. Fate delle prove, se non vi va bene perfettamente il settaggio che dico io, e provate, passiamo oltre. Allora, raga, ora si arriva sulle piste, quelle serie, quei controcazzi. Ecco qua, Gran Premio di Suzuka, Giappone, pista tostissima, storica. Pista dove sono curve veramente tutte complicate da affrontare e se si sbaglia un po' la traiettoria oppure se non si riesce ad avere il giusto raggio di rotazione, la vettura va letteralmente per cavoli suoi. Quindi importante regolare bene il volante, 330 gradi la regolazione per avere l'incidenza giusta nelle curve. Faccio anche vedere, ragazzi. Partiamo. Vabbè, giri annullati perché io metto sempre il flashback per tornare indietro, per ripartire nel settore che ho appena svolto, per vedere la differenza. Ottima regolazione 330, ragazzi, vi fa essere incisivo anche in questa serie di curve molto complicate, dove se non avete il giusto raggio di sterzata la vettura va per cazzi suoi. Vediamo qua, arriviamo nel settore molto lento. Però la vettura reagisce molto bene, quindi abbiamo fatto anche Suzuka. Allora, ragazzi, Gran Premio degli Stati Uniti, altra bella gara introdotta da pochi anni nel Circus. Quindi ho 10 anni, qualcosa giù di lì più o meno, quindi gara che mi piace, pista che si presta molto allo spettacolo, perciò 3,50 la regolazione, ripeto, varia sempre di qualche grado, qualcuno si troverà meglio col 3,40 o col 3,60. 3,50 la mia regolazione personale perché ci sono settori molto stretti, curve molto difficili da affrontare, bisogna avere il giusto raggio di sterzata. Ve lo faccio anche vedere proprio il settore che sto dicendo. Qua dovete avere un bel raggio di rotazione, ragazzi, per essere reattivi in queste curve. Vedete qua, dovete essere perfetti. Questo lungo curvone qua. Vedete quindi, ragazzi, Stati Uniti, penso che abbiamo trovato il giusto range di rotazione. Passiamo oltre. Eccoci qua, Gran Premio del Messico, una delle ultime gare introdotte anche nel mondiale di recente, quindi pista, diciamo, abbastanza godibile, anche se non mi fa impazzire, eh. Molto meglio Austin, molto meglio altre piste che sono state inserite da poco, però
Tant'è che ci siamo qua, quindi 320 la regolazione, perché il volante qua ha bisogno di avere meno incidenza nelle curve, perciò ho provato e riprovato e questa mi sembra la regolazione migliore per questa pista. Vi faccio anche vedere cosa intendo. Vedete, in queste chicane, ragazzi, bisogna avere un raggio di rotazione adeguato per avere la giusta incisività, né girare troppo né girare troppo poco. Pure qui, vedete, per rimanere dentro la pista in questi settori bisogna non sbagliare il raggio di rotazione, quindi abbiamo fatto anche il Messico, passiamo oltre. Allora, raga, penultima gara, Brasile, GP di Interlagos, pista tra le mie preferite, bella, molto bella, mi piace, come conformazione, come possibilità di sorpasso e tutto, quindi mettiamo la regolazione a 3,70, perché è una pista che alterna tratti molto veloci a tratti molto lenti, quindi abbiamo bisogno di una cosa più intermedia. Devo dire che così ho trovato il giusto feeling, ripeto, può sfallare di qualche grado rispetto a quello che potete apprezzare di più voi. Vi faccio vedere qua nella parte mista del circuito, bella tosta. Con la nostra Williams Racing potete anche impostare qualche grado in più e di meno, ragazzi, vi ripeto. Sono impostazioni personali. Io vi do una dritta su cui partire, poi magari c'è chi dal 3,70 passa al 3,50, al 3,90, cioè voi lo sapete. 3,70 è la mia impostazione base, anch'io magari durante un weekend di Gran Premio prendo, magari non mi trovo bene col tipo di vettura, con l'assetto, perché questi sono assetti standard ora, eh. Assetti tutti standard, quindi io dopo scelgo sempre gli assetti, quelli che sono sui siti professionistici. Perciò magari vado a cambiare pure qualcosa sul volante. Perciò la base però è 3,70. Passiamo all'ultima gara. Eccoci qua, ragazzi, ultima gara, Abu Dhabi, altra pista fatta negli ultimi 10 anni di recente. Non è molto vecchia come pista, devo dire, mi piace Abu Dhabi, non è la mia preferita, ma la metto comunque nel gruppetto delle migliori. Bella pista, si corre di notte. Ora ho impostato il tempo a giorno, quindi chiaramente forse non la riconoscerete, ma è l'ultima pista del mondiale dove si corre in notturna. Qua abbiamo impostato il volante a 350 gradi, perché chiaramente, ragazzi, anche qui si alternano curve veloci e lente, molto irruente come curve, quindi dovete avere un'impostazione che permetta di fare tutto. Faccio vedere. Guardate sempre i movimenti del volante, se sono troppo acuti o troppo dispersivi, per capire. Questa per me è la regolazione ideale qua ad Abu Dhabi. Sono andato un po' lungo perché sono un pirla, però comunque. Vedete, anche in questa curva stretta, guardate come riesco a fare girare la vettura al meglio. Quindi, ragazzi, che dire? Spero vi sia piaciuto il video, i due video. Ne ho dovuto sezionare per fare qualcosa un po' più di specifico. E come vi ripeto, ci tengo che sia chiara questa cosa, perché dopo non vorrei che nei commenti mi scrivete: ma a me i tuoi parametri non mi vanno bene. Questo è come gioco io. Non riesco a capire come si possa giocare sempre con lo stesso grado di rotazione, perché in certe piste, secondo me, per girare al meglio bisogna avere la giusta rotazione, quindi. Poi c'è pure chi ci riesce, beato lui. Io non ci riesco, ragazzi, io devo sempre adeguare tutto alla pista dove mi trovo. Quindi, se non mi vanno bene i miei gradi di rotazione, partite magari da quello che vi dico io e dopo fate, impostate come vi pare, modificando un po' in avanti e un po' indietro. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Grazie della visione.